Ciao, bentrovati, bentornati sul mio canale. Oggi, come vedete, è di scena Padlet, uno strumento che ci aiuta a collezionare risorse, ci aiuta a creare degli spazi condivisi all'interno dei quali noi possiamo condividere materiali con i nostri studenti, ma anche uno spazio nel quale i nostri studenti possono caricare i loro prodotti digitali, le loro meraviglie digitali. Ma quello che vedremo insieme oggi sono delle novità. Quindi non aprite Padlet da qualche mese, oppure come me lo avete aperto, lo avete utilizzato senza fare molto caso alle novità di questo strumento. E allora andiamo insieme a vederle. Ed eccoci qui, digitiamo padlet.com sulla nostra barra degli indirizzi e accediamo all'interfaccia di Padlet. La prima grande novità sta nell'interfaccia di login, all'interno della quale, come vedete, noi abbiamo questo dark mode, se vedete c'è l'immediato accesso in scuro ai nostri Google, Microsoft ed Apple, ma anche la possibilità di accedere via mail. Bene, l'altra grande novità di Padlet sta nel fatto che, essendo loggati, noi possiamo aprire una nuova tab del nostro browser e digitare direttamente padlet.new e creare la nostra nuova bacheca. Ok, come vedete si apre questo spazio all'interno del quale lui ci chiede di scegliere un layout che verrà visualizzato e quindi utilizzato all'interno della nostra bacheca. Per esempio scegliamo il primo ed ecco che la nostra prima bacheca è già costruita. Quindi, ripeto, prima grande novità, l'interfaccia di login. La seconda sta nella possibilità di, una volta chiaramente loggati, di aprire una nuova tab del nostro browser e digitare padlet.new. In quel caso l'applicativo ci costruisce subito una bacheca, ci chiede chiaramente con quale layout vogliamo crearla e la utilizzeremo successivamente, e il nostro primo spazio è creato. L'altra novità, quindi chiudiamo qui, l'altra grande novità sta nella possibilità di impostare il nostro avatar assolutamente personalizzato. Quindi che cosa facciamo? Digitiamo qui immediatamente dopo padlet.com, andiamo a digitare little-monsters. Ok. Questo per esempio è il mio avatar. Nel caso in cui dovesse piacermi, io posso cliccare su Set as Avatar, ecco, ed è fatto. Quindi ritorno alla home ed ecco che qui sulla sinistra io troverò settato il mio avatar. Bene, altra grande novità sta nei tab che vediamo qui sulla sinistra, i primi 1, 2 e poi successivo condiviso. Recenti che cosa fa? Elenca quelli che sono i Padlet, quindi le bacheche, le ultime bacheche che abbiamo visualizzato negli ultimi 30 giorni. Quindi questo ci aiuta a ritrovare la nostra bacheca, anche se poi in alto qui sulla destra abbiamo anche un box di ricerca che ci consente appunto di ricercare per parola chiave. Poi abbiamo i bookmarks sono i segnalibri e quelli che noi cataloghiamo generalmente con i nostri Padlet che noi andiamo a definire con i nostri like, vanno a posizionarsi qui dentro, e all'interno poi di questo spazio noi abbiamo anche la possibilità di organizzare meglio le nostre bacheche grazie a delle cartelle. Quindi, come vedete, abbiamo la cartella dei preferiti, abbiamo le cartelle che abbiamo creato e chiaramente la possibilità di crearne di nuove. L'altro pulsante interessante, l'altro bottone che troviamo su questa colonna, è il pulsante condiviso. Condiviso che cosa fa? Ci elenca quei Padlet nei quali noi siamo stati invitati come collaboratori, quindi quelle bacheche che qualcun altro ha creato e alle quali noi siamo stati invitati a partecipare come collaboratori, appunto. L'altra novità interessante sta nella gestione dei post. Ora io vado ad aprire una delle ultime bacheche che ho creato sulla giornata della Terra. Vediamo all'interno che i post hanno un menu molto più ricco, quindi nel momento in cui io clicco su questi tre puntini sulla destra, io ho la possibilità di aprire
un post, cosa che facevo già prima, di aprirlo però anche in una nuova tab. E soprattutto l'altra novità interessantissima è la possibilità di copiare il link al post, in modo tale che io possa condividere con i miei colleghi, con i miei alunni, non più l'intera bacheca, ma semplicemente un post. Quindi nel momento in cui io clicco su copy to post, vedete che il link è stato copiato negli appunti, a quel punto posso incollarlo nella mia classroom, in una mail, sui classici canali di messaggistica istantanea, quindi insomma posso farci un po' quello che mi pare. L'altra grande novità di Padlet sta nella nuova vista dei post estesi, quindi per esempio se noi dovessimo aprire questo post di istruzioni per i miei studenti, vedremo che la superficie sulla quale io ho la possibilità di visionare il post è chiaramente molto molto ampia, molto molto estesa. Qui sulla destra ho la possibilità di navigare tra i vari post. Ho la possibilità di ingrandire ancora di più l'area, quindi eliminando anche il contenuto testuale, e poi ho un menu molto molto ricco sui tre puntini di altro che mi dà la possibilità di aprire il post in una nuova tab, di copiare il link diretto al post, di scaricare l'allegato, di copiare addirittura il link diretto all'allegato, modificare il post. E queste insomma, sono voci che già avevamo sui Padlet precedenti, e posso anche impostare questo post come copertina del Padlet. Bene, e arriviamo a quelli che sono i veri e propri tips and tricks di oggi, e cioè le varie scorciatoie da mouse e scorciatoie da tastiera che sicuramente ci risparmiano tempo e ci semplificano la vita. Allora, la prima scorciatoia sta nella possibilità di utilizzare il drag and drop per caricare elementi all'interno del nostro Padlet. Quindi se io riduco la mia finestra, ecco che prendo un'immagine e la trascino all'interno del mio Padlet, della mia bacheca, hi. Ok, stessa cosa posso fare con un file PDF, ma con qualsiasi tipo di file io voglia pubblicare all'interno del mio spazio. E questo è il primo dei vari tips and tricks. Secondo, basta cliccare due volte all'interno del nostro spazio per iniziare a creare il nostro post, oppure due clic, doppio clic sul post per poterlo editare. L'ultima scorciatoia da mouse sta nel doppio clic sul titolo del nostro spazio, che ci porta all'apertura del pannello delle impostazioni, in cui possiamo andare a fare tutta una serie di modifiche anche in itinere. E veniamo invece a quelle che sono le scorciatoie da tastiera, che forse sono ancora più utili e ci consentono di risparmiare ancora più tempo. Allora, un primo tasto fondamentale è C. C mi crea quindi semplicemente cliccando su C, ecco che io creo il mio primo post. Una volta creato il post, CTRL invio, me lo pubblica. Ok. Inoltre, quindi una volta creato con C, quindi inserito del testo, CTRL SHIFT invio, che cosa fa? Me lo pubblica, ma contemporaneamente mi apre un nuovo post. Non dovesse servirmi in questo caso, io clicco su ESC ed esco dall'editing del post, esco proprio dal post. Mentre CTRL V incolla qualsiasi cosa io abbia nella memoria, in questo caso ho un video del mio Loom, quindi qualsiasi cosa io abbia nella clipboard me la va a incollare all'interno del mio Padlet. Bellissime. E veniamo alla last but not least, cioè l'ultima ma non da meno novità del nostro Padlet, e cioè da qualche giorno, addirittura giorno, non mese ma giorno, Padlet ci offre la possibilità di creare i Teams, cioè ci offre la possibilità di creare uno spazio all'interno del quale diverse persone invitate possono collaborare per creare non uno ma più Padlet, quindi proprio uno spazio di condivisione in cui tutto molto più organizzato, tutto molto più facile e molto più veloce. Quindi c'è proprio l'idea del lavorare insieme, del cooperative work, del cooperative learning, c'è proprio l'idea dello stare insieme e condividere, ripeto, uno spazio nel quale poter creare anche più di un unico Padlet. Come si fa? La possibilità di creare un team è sempre sul pannello sulla sinistra, l'ultimo, quindi Add New Team. Aggiungi un nuovo team, possiamo dargli un nome, quindi per esempio gli diamo il nome delle butterflies,
oggi mi sento butterfly, e stesso nome poi lo andiamo a dare qua sotto perché sarà il link del nostro spazio, quindi come vedete uno spazio raggiungibile attraverso questo url padlet.com/butterflies. Possiamo anche cambiarlo, vedete lo dice anche in seguito nelle impostazioni, quindi clicchiamo su continua. Dopodiché Padlet che cosa fa? Ah, intanto dice che Butterflies esiste già e quindi dobbiamo necessariamente cambiarlo. I Lions sarà allo stesso modo, mettiamoci 2022, quindi cambiamo anche il nome del nostro team. Vediamo un po' se questo gli piace. Ok, benissimo. Abbiamo due possibilità, un piano di abbonamento, il Gold e il Neon. Il Neon è quello che ci piace perché è free, ci dà la possibilità di creare 3 Padlet all'interno di ogni team e 20 MB di upload. Ok, quindi continuiamo con questo piano e siamo all'interno dello spazio in cui possiamo impostare le caratteristiche del nostro team. Quindi andiamo a modificare le informazioni sul team, quindi possiamo cambiare l'avatar, questo è lo spazio in cui possiamo cambiare il nome, l'URL, e dare anche un po' di informazioni su questo team. Torniamo indietro e andiamo a vedere cos'altro possiamo fare. Chiaramente aggiungere i membri, quindi possiamo invitarli, quindi abbiamo un pannello nel quale andare a invitare abilitando il link. Qual è la differenza tra questi 3 tipi di profili? Allora, l'amministratore con il quale può andare a modificare proprio le impostazioni di questo spazio, quindi può andare a riassegnare i ruoli, può andare anche a invitare nuovi membri e modificare le impostazioni generali. Maker è con il quale può creare i nuovi Padlet. Contributor invece è con il quale può semplicemente contribuire a dei Padlet che sono già esistenti. Quindi qui andiamo a, ripeto, a gestire i membri. Qui piano di fatturazione non ci interessa perché noi siamo nel free. La cosa interessante è quella di make a team wide Padlet, quindi creare un Padlet per il team cliccando make a Padlet, quindi scegliendo il formato, e quindi questa è proprio l'area nella quale noi andiamo a creare il Padlet per il gruppo, mentre invece nel link precedente noi creiamo un Padlet che è privato, quindi semplicemente un Padlet nostro. E allora, sempre più novità dal mondo Padlet, uno strumento veramente fantastico del quale ormai non possiamo fare a meno, costituisce sempre il punto di partenza per qualsiasi percorso formativo, perché con estrema facilità, velocità, noi mettiamo su una bacheca e ci mettiamo tutta una serie, la riempiamo, insomma, la coloriamo, la sistemiamo, la organizziamo nel modo che renderà sicuramente la navigazione dei nostri studenti molto più piacevole e molto più organizzata. Tra l'altro, con la novità dei Teams, noi abbiamo la possibilità di creare uno spazio condiviso nel quale un intero team di lavoro può inserire materiali anche su Padlet diversi, e quindi, insomma, assegnando poi i diversi ruoli, noi creiamo una grande comunità proprio dedita al cooperative work. Possiamo farlo con i nostri colleghi, possiamo farlo con i nostri studenti, colleghi e studenti, perché grazie, ripeto, all'assegnazione dei ruoli diversi, noi possiamo avere uno spazio in cui tutto è sotto controllo. Bene, io direi che posso tranquillamente augurarvi buona giornata, ci vediamo alla prossima avventura. Ok, ciao!